Salve, buongiorno e benvenuti, io sono Violetta e questa è una nuova puntata di Te lo dico io. Ma non è una puntata qualunque, è una puntata special, very special. Ovvero oggi riepiloghiamo tutti gli appuntamenti al cinema con i Cinecomic, che vi tocca assegnare in agenda da qui fino alla fine del 2019. Impegnativo, eh? E allora non perdiamo tempo in chiacchiere e cominciamo subito. Ant-Man and the Wasp, che arrivano da noi il 14 agosto, quindi tipo subito, imminente. Dopo gli eventi raccontati in Captain America Civil War, Scott Lang deve affrontare le conseguenze delle proprie scelte sia come supereroe sia come padre. Mentre si sforza di gestire la sua vita familiare e le sue responsabilità come Ant-Man, si vede assegnare una nuova e urgente missione da Hope Van Dyne e dal dottor Hank Pym. Scott dovrà indossare ancora una volta la sua tuta e imparare a combattere al fianco di Wasp, mentre la squadra cercherà di far luce sui segreti del proprio passato. Nel cast ritroviamo Paul Rudd nei panni dell'uomo formica, Evangeline Lilly in quelli di Wasp e Michael Douglas sarà ancora il dottor Hank Pym. Inoltre ci saranno anche Michelle Pfeiffer nel ruolo di Janet Van Dyne, l'originale Wasp, nonché moglie del dottor Pym, e anche Laurence Fishburne. E passiamo da agosto a ottobre, mese in cui è annunciata l'uscita di Venom, il protettore letale. Uno dei personaggi Marvel più enigmatici, complessi e cazzuti arriva sul grande schermo interpretato dall'attore candidato all'Oscar Tom Hardy. La pellicola è diretta da Ruben Fleischer e sarà interpretata appunto da Tom Hardy, ma anche da Michelle Williams, Woody Harrelson e Riz Ahmed. In chiusura dell'anno, a dicembre 2018, aspettiamo invece Spider-Man Un Nuovo Universo, film d'animazione in cui Miles Morales, una delle molte identità dell'Uomo Ragno, ideata da Brian Bendis e disegnata da Sara Pichelli, prenderà vita. Miles è un ragazzino timido e pieno di insicurezze che, nella migliore tradizione dell'iconico Spidey, una volta indossata la maschera cambia radicalmente. Ma coniugare la problematica vita scolastica a quella frenetica di supereroe non è sempre così facile. E arriviamo al nuovo anno, siamo nel 2019, per la precisione gennaio 2019, dove ci attende Aquaman, supereroe dell'universo dei sei comics. L'azione seguirà gli eventi di Justice League e Arthur Curry, noto anche come il protettore degli oceani Aquaman, esiterà a prendere il posto che gli spetta alla guida del regno sottomarino in Atlantide. La sua lealtà è divisa tra gli abitanti della Terra, che continuano a inquinare il pianeta, e il popolo subacqueo, che progetta segretamente di invadere la superficie. Nel cast, Jason Momoa, Amber Heard e Patrick Wilson. A febbraio tornano invece gli X-Men con Dark Phoenix, in cui la telepate Jean Grey sviluppa incredibili poteri psichici che corrompono la sua mente, trasformandola nella temibile Fenice Nera. Nel frattempo, un alieno mutaforma, intenzionato a sfruttare la situazione a suo vantaggio, cerca di irretire la spaurita mutante e convincerla ad assumere l'identità di Fenice. Il cast è sempre ricchissimo, con Sophie Turner, Jessica Chastain, Jennifer Lawrence, James McAvoy, Michael Fassbender e tante altre vecchie e nuove conoscenze. E giungiamo a marzo con l'attesissimo Captain Marvel. La storia segue le vicende di Carol Danvers, interpretata da Brie Larson, che diventa uno degli eroi più potenti dell'universo quando la Terra viene coinvolta in una guerra galattica tra razze aliene. Ambientato negli anni 90, Captain Marvel è un'avventura completamente nuova che mostrerà al pubblico un periodo storico mai visto prima nell'universo cinematografico Marvel. Ad aprile invece arriva Shazam! Quando Billy Paxton pronuncia la parola Shazam! Da scaltro 14enne si trasforma in un adulto, il supereroe Shazam, interpretato da Zachary Levi, per gentile concessione di un anziano mago. Avrà bisogno di imparare a dominare rapidamente questi nuovi poteri per combattere le forze del male controllate dal dottor Thaddeus Sivana. Molto probabilmente sempre ad aprile arriverà il film più atteso di tutti, ovvero il quarto capitolo degli Avengers, sequel di Infinity War. Ancora senza un titolo ufficiale né nessuna notizia certa che lo riguardi da vicino, a parte qualche indiscrezione e teoria dei fan. Che dire, stiamo a vedere. Per giugno è previsto invece Gambit, spin-off degli X-Men, sul supereroe interpretato da Channing Tatum. A luglio ritroveremo lo Spider-Man di Tom Holland in Spider-Man Far From Home. Anche qui ancora molti sono i misteri. Non sappiamo benissimo quando sarà ambientato nella linea temporale, ma pare che potrebbe fare addirittura la sua comparsa una Gwen Stacy, e che non sia ambientato a New York, ma in Europa. Ad agosto arrivano i New Mutants, altro spin-off degli X-Men, cinecomic sperimentale a tinte horror, con Anya Taylor-Joy e Maisie Williams. E chiudiamo con novembre 2019, mese in cui è previsto il secondo capitolo, The Wonder Woman, la supereroina DC, interpretata dall'incredibile Gal Gadot. Questo era tutto per oggi. Fatemi sapere qual è il cinecomic che aspettate con più impazienza, quello che vi incuriosisce di più e quello che vi incuriosisce di meno. Grazie per aver guardato, iscrivetevi ai social, al canale di Screen Week e venite a trovarmi sul mio canale Violetta Rocks e su www.violetta.rocks. Ai prossimi appuntamenti. Ciao!